Non c'è limite al limite, è una manifestazione di fotografia e solidarietà in favore di Casa del Sole Onlus. Noi siamo a Creative Lab Mantova da circa 3 anni e quest'anno siamo qui sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre. Sabato abbiamo le letture portfolio, che sono questo concorso in cui le persone non portano una foto singola ma portano una storia fotografica che viene valutata sia in ambito fotografico ma sia anche nell'ambito della sequenza delle fotografie. Domani invece ci sarà il concorso della lettura del fanzine, ovvero degli oggetti editoriali autoprodotti contenenti un progetto fotografico. Poi ci sono le mostre, qui in questo ambiente ci troviamo nella mostra fotografica dei finalisti della maratona fotografica della città di Mantova, che è stata il 10 di settembre nell'ambito dell'ultimo giorno di Festival Letteratura, e poi c'è una mostra fotografica e con materiali di recupero, fotografie di recupero dei bambini delle scuole elementari di Boretto, e al piano superiore c'è la mostra istituzionale di Cristian Tasso, a cui abbiamo assegnato il premio di fotografo oltre il limite, un premio che ogni anno viene assegnato a quell'autore che con la propria fotografia tratta in modo interessante il tema della disabilità al di fuori di quegli stereotipi spesso pietistici che attirano l'occhio comune della gente, ma poi in realtà fanno molto male al tema, ai disabili e soprattutto anche al mondo della fotografia, perché continua ad amplificare stereotipi da cui sono afflitti. Stiamo parlando di circa 1 miliardo di persone nel mondo, il 15% delle persone nel mondo è affetta da qualche tipo di disabilità, e la mostra di Cristian Tasso parla proprio di questo, di quel 15% del mondo, in tutto il mondo, che in un certo qual modo riesce ad andare avanti con la propria vita nonostante i limiti che la natura gli ha imposto. Non tutti sono supereroi, non tutti sono vittime, ma tutti soffrono degli stereotipi generati da comunicazioni sbagliate. E il mio progetto voleva provare a scalfire questa cosa qua, voleva provare ad offrire una nuova visione, più giusta. E per farlo ho iniziato a chiedere alle persone che incontravo di scegliere in che maniera volevano essere fotografate. Quindi quello che vedete in mostra non è soltanto il mio progetto, io ho messo il mio occhio fotografico, ma è il progetto di tutti i protagonisti delle fotografie, mio e loro. Noi siamo comunque fermamente convinti che le forme d'arte come la fotografia, ma anche altre, possono essere uno strumento molto molto forte per stimolare, attivare le persone, spronarle a stare assieme, a ritrovare un senso di comunità. Ero andata via molto giovane, poi c'ero tornata dopo diverso tempo e ho visto appunto dei cambiamenti, ma quello che mi è servito, insomma, per crearlo è stato sicuramente la macchina fotografica, ha operato come un distacco, diciamo, che mi ha fatto immergere all'interno di questa realtà che è invece la bassa modenese reggiana in questo periodo di tempo, ecco. Partiamo dal premio biennale fotografia femminile. Vince il premio Imprinting del ricordo di Camilla Biella, che non è presente. Un applauso. Poi tutti i portfolio saranno di sopra. E premio invece il fotografo, assegnato a Federica Berzioli, che se è in zona chiamerei magari. L'ho premiato solo per il titolo, stacchino, ma in effetti particolare. Siccome il titolo è particolare, il lavoro è ancora più interessante, è intimo, è molto bello, del fatto c'è stata anche una bellissima connessione tra le persone, non solo la fotografia, e quindi secondo me merita una pubblicazione. Come spirito in un'ampolla di Castellucci Enzo, vieni. E già che ci siamo, li chiamo entrambi. Firmani Antonio e le mucche fanno mu, che però Firmani Antonio non c'è. Meno male, perché di diploma ne avevamo fatto solo uno. Questi giudici che danno exequo a gogo non li sopportiamo più. Vince una mostra personale a Mantova in primavera Marina De Panfilis con Brie.
Chi vuole spiegarlo? È un lavoro che è su tanti livelli. Quando la fotografia è una fotografia bidimensionale, a volte non è abbastanza e bisogna dare qualcos'altro, trovare qualcos'altro. E quello che ha fatto è un processo, come è stato il processo proprio di pensare a avvicinarsi a questa storia di sua madre.